L'abbiamo voluta, desiderata, per molti anni l'abbiamo anche sognata. Una gran festa per tutti quanti, per i bambini, genitori ed insegnanti. La nuova scuola di Cucurano è fantastica, bella, molto spaziosa e moderna, e siamo sicuri che tutti insieme noi ci staremo molto bene. L'abbiamo sognata, immaginata, e questo sogno è diventato realtà. Qui nella scuola di Cucurano cantiamo in coro tenendoci per mano. La nuova scuola di Cucurano è fantastica, bella. Cari telespettatori, questo è un giorno di festa per le comunità di Cucurano e Carrara, perché oggi, mercoledì 15 settembre, l'amministrazione comunale di Fano inaugurerà la nuova scuola elementare, un edificio tanto atteso dai residenti e non solo, che finalmente sarà a disposizione della città. E il plesso è pronto ad accogliere circa 200 bambini, mancano soltanto i saluti istituzionali, il taglio del nastro e il primo suono della campanella. Buongiorno a tutti, buongiorno bambine, buongiorno bambini. Un buongiorno ai genitori, a tutte le autorità che sono qua con noi, a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che oggi siamo qua a celebrare questo momento. Oggi è una bella giornata, come si dice siamo baciati dal sole, è una bella giornata perché ritorniamo a scuola, ritorniamo in presenza e sappiamo tutti che la pandemia vi ha chiesto un grande sacrificio a voi bambine e bambini. Lo avete pagato più di tanti altri, più di noi adulti, perché voi siete il segno della vivacità, il fatto di trattenervi a casa, di non poter vivere anche la scuola nelle tante maniere è stato un sacrificio. Oggi è una bella giornata perché inizia il nuovo anno scolastico, siamo tutti qua in presenza. Ci scusiamo con i genitori, ma purtroppo alcune regole restrittive, lo diceva l'assessore, del Green Pass non vi consentono di entrare, ma avrete modo di visitare in altri momenti, magari quando accompagnerete i vostri figli i prossimi giorni, avrete modo di visitare anche la scuola. Sindaco, questa mattina istituzioni, bambini, docenti hanno fatto il loro primo ingresso nella scuola, ha detto una bella giornata ma anche storica per la città. Sì, è una bellissima giornata in tutti i sensi perché baciata anche dal sole, ma quando si inaugura una nuova scuola è veramente un bel segnale, un bel segnale per il territorio, un bel segnale di progresso, di una comunità che cresce, ma soprattutto la scuola è l'investimento per i nostri giovani e quindi creare strutture adeguate. Questa è veramente una struttura molto bella, adeguata, moderna, con tutte le infrastrutture, le nuove tecnologie, quindi veramente i ragazzi e le ragazze che lo frequenteranno ne trarranno beneficio. È un impegno che ci eravamo presi dall'inizio del mandato, quello di realizzare nuove scuole e adeguare e ristrutturare le esistenti e effettivamente stiamo mantenendo questo impegno, altri interventi seguiranno, ma qui nello specifico è un gran bel investimento per questo quartiere. Ho detto che è anche un intervento democratico perché si danno pari opportunità a tutti i bambini, perché non è sempre così, non tutti hanno le strutture adeguate, nella nostra città lo è, anzi in questo caso, questa probabilmente anche essendo l'ultima, la scuola è più bella e meglio adeguata, quindi veramente oggi è una bella giornata. Ha parlato di un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro per questa zona, una scuola che non è nel centro storico ma appunto in periferia ed è soltanto una prima tappa. Sì, questa è la prima tappa, bella tappa, ma seguirà a brevissimo perché abbiamo già il progetto, abbiamo già le risorse, il finanziamento. La seconda plesso, il polo dell'infanzia, anche con tre sezioni del nido, con cucine, mense, quindi è un'altra struttura veramente adeguata che dà una risposta a tutta questa zona. Ma non finisce qui perché c'è anche la progettazione per la realizzazione della prosecuzione della strada per agevolare l'accesso, renderlo più sicuro e creare meno disagi anche al quartiere. Quindi veramente un grande investimento per questo territorio. In conclusione ha lanciato anche un bel messaggio a tutti i bambini. Sì, la scuola è un bel momento, magari non si percepisce quando lo si vive, ma quando si è adulti sono ricordi che rimangono indelebili, ma è anche una grande occasione. Allora voglio augurare buon anno scolastico
ricordando, invitando ad essere curiosi, perché va vissuta con leggerezza ma con curiosità, sapendo che la forza più grande che una persona possa avere è la sapienza e la conoscenza, che ci renderà indipendenti e più forti. E allora ai ragazzi e alle ragazze che oggi iniziano l'anno scolastico dico buon anno scolastico, ma soprattutto vivetela con la giusta misura e lasciatemi dire, questa giornata è anche un segno di ritorno alla normalità, il fatto di tornare in presenza. I ragazzi sono quelli che sotto certi aspetti hanno subito più degli adulti il sacrificio di vivere la DAD, di non vivere la socialità. Ecco, anche questo, per questo è oggi una bella giornata. Buongiorno, benvenuti nella nuova scuola primaria di Cucurano Carrara. Benvenuti innanzitutto i bambini, le bambine, gli insegnanti, il personale scolastico e ovviamente benvenuti anche le famiglie. Alle famiglie che ringraziamo per la collaborazione. Come sapete, questa inaugurazione si colloca all'interno di una fase complessa, difficile, che ci vede ancora impegnati contro la pandemia e ci sono importanti disposizioni di carattere sanitario che oggi ci impongono di far accedere esclusivamente il personale scolastico. Vi ringraziamo per la comprensione e per la collaborazione in una giornata così importante, così felice per voi e per tutte le bambine e i bambini di Cucurano e Carrara. Il percorso per arrivare a questo traguardo è stato lungo, non lo nascondiamo, non è stato sempre facile, ma i risultati credo potranno, come dire, confermare non solo la buona volontà ma anche la passione e la professionalità con le quali tanti in questi anni, in particolare in questi ultimi mesi, ci tengo a sottolinearlo, si sono impegnati per garantire questo risultato, un risultato che come amministrazione comunale sentivamo e sentiamo di dovere alle bambine, ai bambini, agli insegnanti, alle famiglie e a tutta la comunità di Cucurano e Carrara. Assessore, oggi ha aperto i saluti istituzionali, ha detto che è stato un lungo percorso e anche difficile per arrivare a questo traguardo, risultato però che dovevate alla comunità. Assolutamente sì, questo è un percorso che inizia nel luglio 2014, quindi è stato uno dei primi atti importanti dell'amministrazione comunale del sindaco Seri. È stato un percorso lungo perché, inutile dire, insomma, sono stati necessari diversi anni per riuscire a raggiungere questo traguardo, ma oggi consegniamo non solo a Cucurano a Carrara, ma a tutta la città di Fano, una struttura non solo nuova, ma moderna nella concezione architettonica, negli arredi, nelle tecnologie, negli spazi sportivi, come in quelli anche di carattere ricreativo e ludico. Quindi una soluzione che non solo ci permette di ottimizzare e migliorare il quadro dell'edilizia scolastica cittadina, ma anche di rivisitare complessivamente l'articolazione dell'offerta educativa e formativa nella nostra città. Come è suddivisa la struttura? Quali sono le aule? Abbiamo 10 aule per circa 200 studenti, quindi le classi che oggi sono suddivise invece nei vecchi plessi di Carrara e di Cucurano, 5 laboratori, la palestra e una serie di spazi di pertinenza della scuola sia interni che esterni. In particolare interessanti le 4 isole didattiche che consentiranno anche di svolgere attività appunto all'esterno in maniera continuativa. Nell'ex scuola invece qual è il progetto? Nell'ex scuola tra poche settimane partirà un nuovo cantiere nella vecchia scuola primaria di Via della Scuola di Cucurano, perché per un investimento di circa 200.000 euro il Comune di Fano rimodernizzerà quello spazio per poter accogliere la scuola dell'infanzia statale di Cucurano. Quindi diciamo che questa inaugurazione ci permette anche di attivare un domino virtuoso di interventi sull'edilizia scolastica un po' in tutta l'area lungo la Flaminia e quindi di dare una risposta a una parte importantissima della nostra città. Avete investito tanto anche sulla strumentazione che è tecnologica e all'avanguardia? Sì, assolutamente sì, innanzitutto negli arredi che superano un po' alcuni schemi più tradizionali insomma del modulo educativo, ma anche appunto nuove tecnologie, il fatto che scompare la cattedra, che al posto della vecchia lavagna in ardesia c'è la smart TV, la connessione per le bambine e i bambini, insomma è un modo in qualche modo di provare a reinterpretare anche gli spazi a seconda delle coordinate più innovative dei nuovi modelli educativi e pedagogici. Mancano gli ultimi dettagli, ad esempio la strada di collegamento. Sì, su questo il Comune avvierà adesso la progettazione per poter congiungere via Dubček con un nuovo
diciamo così, sbocco direttamente sulla Flaminia, che è essenziale. Nel frattempo abbiamo organizzato comunque la viabilità d'ingresso, non solo con ovviamente la segnaletica orizzontale e verticale, ma anche con un presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile, che consentirà una gestione al massimo razionale di quelli che sono gli spazi ovviamente oggi a disposizione. Ricordiamo anche che Cucurano Carrara è una scuola che ha un altissimo livello di adesione al servizio di trasporto pubblico di scuolabus, perché il 35% delle bambine e dei bambini viaggia con le trilinee che servono la scuola. Quindi diciamo anche che è una struttura che oggi si avvale anche di una risposta importante in termini di trasporto scolastico. Preside, da oggi i bambini animano questa scuola? Sì, indubbiamente, insomma, quello che era qualche minuto fa, insomma, un mero edificio, adesso ha un'anima, perché i bambini ci mettono il cuore, perché ci mettono i loro desideri, l'entusiasmo, l'ottimismo, il loro sguardo al futuro, di cui occorre davvero che noi ci possiamo appropriare, perché effettivamente, insomma, abbiamo bisogno di rinascere, e questa è l'occasione giusta. Una nuova scuola non è soltanto l'inizio della scuola, davvero, questo è l'inizio di un nuovo, una nuova opportunità. È davvero una grande sfida che anche una struttura può lanciarci, perché poi questa struttura particolarmente, insomma, così innovativa, ci consente di sfruttare, insomma, tutte le opportunità anche che la tecnologia offre per avanzare con sicurezza e fiducia nel futuro e raggiungere gli obiettivi, la realizzazione di sé e della nostra umanità, insomma. Un ruolo importante ce l'hanno anche gli educatori in questo senso. Indubbio, la sfida è aperta proprio perché effettivamente un cambiamento è necessario, un cambiamento di approccio, una relazione educativa che si sostanzi proprio nell'ascolto, ma anche nell'attenzione a quello che può essere davvero l'esigenza e il bisogno formativo di una nuova generazione che chiede tanto, indubbiamente, ma che noi saremo pronti a soddisfare, indubbiamente, perché gli educatori, con la loro sensibilità, docenti, tutto il personale scolastico, potranno davvero condividere questa opportunità e riscoprire anche una motivazione ulteriore per la propria professionalità. Come sempre, le collaboratrici scolastiche, anche per voi è un sogno realizzato? Sì, indubbiamente sì. Io, abitando qui nel quartiere, sono tantissimi anni che stiamo aspettando questa scuola, quindi veramente è un sogno che si realizza. E quindi è anche una soddisfazione vedere finalmente questa scuola così moderna, comunque, perché eravamo abituati nella scuola di Carrara e Cucurano delle scuole vecchie, ma accoglienti, ma vecchie purtroppo, e quindi veramente è un sogno che si sta realizzando. Ecco, stiamo attraversando ancora un momento molto delicato, però i bambini sono l'espressione della gioia. Certo, indubbiamente, infatti questa mattina li abbiamo trovati tutti molto carichi, molto pronti ad entrare, entusiasti, e quando proprio li abbiamo visti nell'entrare, l'entusiasmo di vedere questa scuola, cioè la meraviglia, proprio meravigliati di quanto è bella, insomma, e quanto è accogliente, bellissimo. Giorgio, questa mattina avete intrattenuto i bambini?
Sì, per l'evento era importante accoglierli nel miglior modo possibile, quindi se l'abbiamo messa tutta e quindi oltre a avergli fatto cantare l'Inno di Mameli, e pensate che l'hanno anche ripassato ieri, l'altro ieri, quindi la cerimonia, il taglio del nastro, le dovute cerimonie, appunto il cerimoniale con i discorsi, e ma abbiamo voluto insieme a Davide e alle maestre dargli un tono, come dire, simpatico, gioviale, ludico per quello che deve essere l'apertura di una scuola tra l'altro molto bella. E Davide, avete pensato, ideato, poi tu cantato e suonato delle canzoni ad hoc per l'inaugurazione? Sì, infatti, visto che anch'io sono docente qua della scuola primaria, della nuova scuola, ho pensato proprio anche per l'occasione, per fare un'accoglienza trionfale, così anche che rimanesse ai bambini, insomma, un input, uno spunto, no, dell'inizio del nuovo anno scolastico, e ho pensato così, ho creato questa canzoncina simpale alla nuova scuola di Cucurano come omaggio, e che poi impareranno anche loro, e poi la canzone delle prime, i bambini, matite gomma, così, due allegre canzoncine che rimarranno anche ai bambini per impararle insieme, così, e per accoglierli in questa grande giornata. Sì, certo. Allora, riascoltiamole insieme. La nuova scuola di Cucurano è fantastica, bella, molto spaziosa e moderna, e siamo sicuri che tutti insieme noi ci staremo molto bene. L'abbiamo sognata, immaginata, e questo sogno è diventato realtà. Qui nella scuola di Cucurano cantiamo in coro tenendoci per mano. Armando, nel suo saluto ai bambini e alle famiglie, ha citato un detto africano. E dice un detto africano, bello, mi è rimasto impresso, che per educare un bambino è necessario un villaggio. Il che significa un insieme di compartecipazioni. Partiamo dal bambino in sé, che è l'oggetto, ma anche soggetto, partiamo dalla struttura che è necessaria e dà dignità, ma per educare un bambino ci occorrono educatori, insegnanti, ci occorre una città che si prenda cura e ci occorre in maniera fondamentale la famiglia. L'educazione non è delega, è compartecipazione, è corresponsabilità. Se manca il villaggio, il bambino sarà sempre in difficoltà. A Cucurano la nuova scuola è fantastica, grande, molto accogliente e moderna, e siamo sicuri che sarà bello vivere a scuola tutti insieme. Viva la scuola! Qui vi voglio sentire, viva! Più forte, viva! Di Cucurano!